Bentornati a tutti ragazzi sul canale. Molto velocemente, oggi volevo portarvi questo gioco che è una figata pazzesca. Una volta che imparate un po' le dinamiche vi divertirete un sacco. A me, noi ci passo veramente le ore e ne vorrei passare molte di più. In questo gioco praticamente siete dei DJ. Allora, vi ricordo che sullo store non è facile trovarlo perché l'avevo scaricato da uno store americano. Per trovarlo velocemente dovete andare nella ricerca, quindi non nell'elenco dei giochi, ma nella ricerca e scrivere Electronaut e vi verrà fuori, altrimenti dovete andare sullo store americano, perché su questo, sul nostro, non so perché, non chiedetemi perché, non c'è. E questo succede spesso con molti giochi. Allora, tra l'altro, adesso un po' che non ci giocavo, però ho visto che hanno fatto degli aggiornamenti, infatti vedete che ci sono varie tipologie di musiche che ancora non ho selezionato. Allora, come funziona questo gioco? Voi siete dei DJ, che dopo vedrete che avete una console davanti e potete selezionare vari effetti speciali, vari sound, e potete creare sotto una base che già esiste la vostra musica, diciamo, con ovviamente suoni già predefiniti. Avete delle basi, vedete qui ci sono 12 pagine, quindi insomma ne avete anche un po'. Potete selezionarli per genere o per artista, perché comunque ci sono anche gli artisti. Anche qui insomma ci sono 12 pagine, non sono proprio poche, quindi i generi sono un po' tutti, si va dal classico al pop, al rap, alla discoteca, alla house, quindi insomma diciamo che ce ne sono abbastanza. Va bene, dai, andiamo a vedere qualcosa, perché sennò poi il video diventa un po' troppo lungo. Selezioniamone qualcuna magari con un po' di battiti al minuto, perché sennò poi diventa una palla. Vabbè, dai, facciamo questo. Bugi, sì, ok. Allora, questo è un gioco che sia PlayStation 4 normale o che sia PlayStation 4 Pro non ha differenza, quindi ve lo potete godere come volete. Allora, questa è la vostra console, voi avete vari effetti che potete selezionare. Ogni base ha delle modifiche che potete fare diverse, non sono comunque tutte uguali. E poi non fate altro che, sono tre i piani vostri di console che avete e ve le potete selezionare come volete. Qui avete le tracce, ok, introduzione, build, drop, dance e break, dove sono presenti i vari stacchi. Ovviamente potete anche decidere di mutare tutto, cioè mutare soltanto uno. Anche qui, in base alle tracce, avete anche altre selezioni disponibili: o mutate tutto o un mute, però vabbè, insomma, si capisce, no? E qui avete i vari suoni che potete interpretare. Adesso io non sto giocando con le cuffie, quindi ho dovuto abbassare anche il volume del televisore, che sennò si sente doppio. Ecco, questi sono i suoni che bene o male in questa traccia potete creare. Vi faccio vedere comunque come funziona. Allora, se io schiaccio il grilletto dietro, vedete che la bacchetta, anzi quello centrale, vedete che la bacchetta diventa rossa. Quando diventa rossa io posso registrare il suono, lui continua in loop comunque a ripeterlo. Non posso ingrandirlo, quindi questo è, non posso fare niente, posso soltanto o mutare mutare o farlo sentire. Quello che invece posso fare di utile è anche questo, ovvero io qui nell'intro, queste sono le sequenze che se faccio andare in automatico in load mi carica in automatico, e ovviamente posso farle all'infinito. E io in ognuna di queste qua, quante volte si ripete, vedete, due caselle, si ripete due volte, quindi quando poi passa al build si ripete due volte, qua al drop potete selezionare comunque voi quante volte si ripete, e poi ci potete registrare le tracce. Quindi se io ci registro, ecco, una cosa del genere, lui si ripete all'infinito, diciamo, no?
la mettete qua. Quando partirà con il build, che si ripeterà due volte, partirà in automatico anche questa sezione. Quindi facciamo finta che, giusto per farvi capire come funziona il tutto. Ovviamente se avete anche altri effetti, mettiamo questo, lo faccio vedere velocemente. Quindi io poi faccio partire la mia sequenza, vedete che qua vi dice a che punto è, ed è ripartito quello che ho registrato prima. Lo fa due volte, intanto qui sta cambiando, vedete? Anche giusto, l'ho mutato. Qui è il dance, posso decidere di stopparli, ovviamente dovete mutarli. Qui non ho registrato niente, perciò se voi mutate questo, vedete, qua è ripartito. Ovviamente qua l'intro potete lasciarlo una volta sola. Quando partirà, adesso piano piano passa al build e parte la sua, lo fa due volte e poi parte col drop. Questo è quello che succede. Ovviamente ci avete anche altri effetti. Che potete modificare. Avevo finito. Volevo aggiungere questo pezzo per farvi capire un po' le potenzialità. Dopo 10 minuti di gioco, dopo che ho staccato il video, cioè che ho staccato la registrazione, mi sono messo qui un po' a smanettare. Vi faccio sentire cosa è venuto fuori. Non è niente di eclatante, non vi aspettate Carl Cox o robe varie, però giusto per farvi capire che potenzialità si può arrivare. Poi tutto sta anche alla vostra fantasia, Quindi abbiamo detto che qua posso scegliere le varie tracce, però questa è quella che ho registrato io, no? E allora adesso vi faccio sentire con on parte praticamente tutto in ordine. Dove ci saranno i muti, eccetera, eccetera. Non sto toccando niente, è tutto quello che ho registrato. Si ripete due volte la build, poi passerà la drop che si ripeterà quattro volte. Poi andiamo in break. Poi ovviamente voi qua potete giocarci. Qui arriva un pezzo break. Qui
lo componiamo insieme. Allora, prima vediamo un attimino un po' tutte le possibilità. Ok. Ok, beh, qua non abbiamo tantissime possibilità. Ah no, c'è anche questa. Vediamo il drop che cos'è. Beh, il drop ci sta, eh. Ok, il break, ok. Outro, vediamo. C'è anche il vocal. Beh, come l'intro, anzi meno. Ok, allora cominciamo a comporre. Quindi io direi, facciamo un paio di piani e lavoriamo così. Intro, anzi guardate, facciamolo così. Qui lo mettiamo una volta sola. Qui lo mettiamo due. Qui lo mettiamo così. Vediamo drop. Drop lo pompiamo un po', eh. Vediamo cosa è venuto fuori, eh. Il drop 6 lo ripetiamo 2. Via, vediamo cosa è venuto fuori. Giusto da cancellare questi, perché sennò. Parte piano. Giustamente.
potete davvero sbizzarrirvi come cacchio volete, ragazzi. Ovviamente potete anche diminuire e togliere gli effetti. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, io adesso mi sparo qualche partitazza e ci vediamo al prossimo video, e credo che i prossimi video che farò, che riguardano comunque il VR, li farò con questo sistema, ovvero di registrare la partita, perché è il metodo che ho visto, si vede e funziona meglio. Un saluto a tutti da Bulldozer, daje e alla prossima!